Edoardo Pellegrino per Idea Web TV, sono in compagnia di Daniele De Pandis, libero della Brebanca Lannutti, dopo il successo cuneese 3-2 contro Macerata. Allora Daniele, un successo che ci voleva per dimostrare che Cuneo può giocarsela contro le più grandi di questo campionato. Sì, sicuramente, è stata una partita combattuta come tutte le partite che fa Macerata, che non molla mai, solo che noi volevamo a tutti i costi vincere la partita, potevamo chiuderla anche 3-1, solo che loro tutte le partite hanno sempre quel pizzico di fortuna in più che li aiuta ad arrivare fino alla fine anche quando sono sotto, però sono contento perché volevamo vincere e abbiamo vinto. Sì, un peccato nel quarto set essersi fatti rimontare, adesso avreste agganciato Macerata al secondo posto. Sì, vabbè, c'è ancora tempo, dai. L'importante è arrivare adesso tra le prime quattro per fare la Coppa Italia in casa e poi il ritorno vediamo. Sì, un successo che ha un valore particolare, soprattutto considerando appunto questo fattore, che Cuneo quest'anno contro le più grandi ha fatto un po' fatica. Sì, è stata la prima partita contro... Vabbè, diciamo che abbiamo sbagliato solo un paio di partite proprio del tutto, con Modena e Latina. Il resto a Trento ci può stare, comunque stiamo crescendo insieme, stiamo migliorando e questa è una cosa importante. Per la Coppa Italia, prospettive, ambizioni, squadra che non volete trovare subito ai quarti? Ma uguale, l'importante è arrivare in semifinale e poi vediamo chi incontriamo. Grazie. Siamo in compagnia di Emanuel Cout dopo il 3-2 importante di Cuneo nel big match contro Macerata. Allora Emanuel, una vittoria importante per rimanere al top di questa classifica. Sì, è vero, abbiamo giocato una partita importante, questi due punti servono tanto e abbiamo giocato veramente una partita ottima a parte di muro e difesa e secondo me siamo molto contenti. L'unica cosa che abbiamo perso quarto set che dobbiamo portare a casa e secondo me se vinciamo tre punti è molto meglio. Devastanti nel primo set, vi siete poi fatti recuperare due volte, c'è un po' di rammarico per non aver portato a casa i tre punti? Sì, secondo me noi non abbiamo vinto due punti ma abbiamo perso un punto. Comunque una vittoria importante perché contro Macerata è una delle squadre più importanti di questo campionato, sono i campioni d'Italia, una vittoria importante perché vi siete misurati contro una grandissima squadra. Sì, è vittoria una molto importante, spesso dopo di partita che abbiamo giocato contro di Modena, siamo alzato noi su e spesso giocare così contro Macerata che ha vinto l'ultima volta Scudetto, è una squadra su di top 3, dopo siamo veramente contenti di vincere così. Ultimissima cosa, poi ti lascio andare. Adesso c'è la Coppa Italia. Quali prospettive ci sono dopo questa vittoria comunque contro una squadra come Macerata? Non mi piace dire qualcosa un po' più presto. Andiamo a giocare ogni partita, dobbiamo fare passo per passo e se giochiamo bene vediamo dove arriviamo. Grazie. Siamo in compagnia di coach Roberto Piazza dopo il 3-2 di Cuneo contro Macerata. Allora coach, una vittoria importante anche se sono sfumati poi i tre punti, siete fatti recuperare nel quarto set, comunque una vittoria importante contro una grande squadra. Una vittoria importante sì, un punto perso anche, per come ne siamo usciti però dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto perché dopo che perdi il secondo set in rimonta a Macerata in quel modo, il quarto set allo stesso modo, identico, quarto set poi con una palla un po' fortunosa, no? Un attacco di Sokolov che è venuto di qua di prima in difesa, un giocatore colpito che fa punto, è un episodio fortunoso, però dopo loro hanno giocato alcune palle veramente molto 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 buone e quindi ne va dato merito a loro in quel momento. Però quando una squadra, ritorno a dire, non si lascia demoralizzare e gioca un tie break come quello che abbiamo giocato noi, beh, bisogna fare complimenti ai ragazzi. Ecco, ai fini della classifica cambia poco, avete rosicchiato un punto, però una vittoria importante perché dà morale e dà consapevolezza nei propri mezzi. Una vittoria secondo me che deve far capire che noi possiamo diventare una grande squadra. Ancora non lo siamo, possiamo diventare una grande squadra. Ultima cosa, stasera si è vista una grande pallavolo e un grande pubblico. Beh, il pubblico stasera è stato per me il settimo uomo, l'ottavo uomo in campo, visto che il settimo è il libero, no? Quindi il pubblico come oggi è meraviglioso e sarebbe troppo pretendere magari di averlo sempre.
però siamo anche noi che dobbiamo far capire al pubblico che noi siamo questi e non quelli di Latina, non quelli di Modena.